Bentornati a tutti sul mio canale. Oggi un bel risottino con zucca e funghi. Delizioso! In una padella metto olio extravergine, una cipolletta tritata. Appassita la cipolla, metto il riso. Faccio tostare un pochino. Sfumo con mezzo bicchiere di vino bianco. Taglio la zucca con la mandolina. Aggiungo il brodo. So che il risotto non va coperto, ma in questo caso lo coprirò per 5-10 minuti finché non si ammorbidisce un po' la zucca. In un'altra padella metto olio extravergine, spicchio di aglio schiacciato, trito i funghi un po' grossi. Naturalmente utilizzate i funghi che più vi piacciono e quelli che trovate. Aggiungiamo del brodo ogni tanto. Metto il sale quando si è asciugata un po' l'acqua. Metto la noce moscata, se vi piace naturalmente, come sempre. Peperoncino. Aggiungo brodo. Pepe. Il riso è quasi cotto, aggiungo i funghi. Spengo il gas e metto il parmigiano. Una noce di burro e manteghiamo. Ora assaggiamo e aggiustiamo se serve sale, pepe e noce moscata. Ho lasciato da parte qualche fungo per guarnire il piatto. Prezzemolo. Pepe, un filo d'olio a crudo. E il piatto è pronto. Squisito. Ciao, a presto da Marta.